oggi spendiamo la prima ora per completare alcuni dei discorsi che abbiamo fatto sulla scarica dei funghi, e in particolare oggi ci cominciamo a porre, ci poniamo il problema di valutare la spinta di un fluido su una parete che lo contiene, ovvero sia di valutare l'azione del fluido sulla parete. In generale, per affrontare questo problema dobbiamo fare qualche considerazione. Giusto per fissare le idee, immaginiamo di avere a che fare con un fluido di densità ρ, per esempio acqua, che è contenuto all'interno di un serbatoio. Questo serbatoio è delimitato da una parete che, solo per fissare le idee, qua è immaginata piana e verticale, che nel piano della lavagna ha la traccia che ho rappresentato e magari ha una certa profondità nella direzione ortogonale alla lavagna. Allora, consideriamo un elementino di parete che ha ovviamente un'areola dA. È chiaro che la forza elementare che si esercita su questo elementino per effetto dell'esistenza di una pressione all'interno del nostro fluido è ortogonale alla parete ed ha verso secondo il versore della normale alla parete. Noi in generale indicheremo il versore normale a una parete come il versore entrante. Pertanto la forza elementare dS che agisce su questa parete di area dA ha la direzione e il verso del versore normale. Per quanto riguarda il modulo, poi è chiaro che questo modulo è pari al prodotto della tensione che ho su questa areola dA moltiplicato l'area dA. È chiaro che poiché mi sto riferendo a un'area infinitesima, ovviamente posso ritenere costante la pressione su quest'area infinitesima e quindi la forza che agisce complessivamente su quest'area infinitesima è pari a V moltiplicato di A. Ci siamo? Bene. Questa la chiameremo spinta elementare sull'area di A. La spinta complessiva, cioè l'azione che complessivamente il fluido esercita sulla mia parete, ovviamente sarà pari alla somma di tutte le spinte elementari. Devo pertanto calcolare il risultante di tutte queste spinte elementari. Da un punto di vista formale posso pertanto scrivere che questa spinta è pari all'integrale su tutta l'area della mia parete di P per N in dA. Ora, la prima domanda che ci possiamo porre è come è fatto questo risultante. Anzi, in realtà la prima domanda che ci dovremmo porre è se esiste questo risultante, se esista un unico risultante. È chiaro che se la parete è piana, la risposta è banale, sì. Perché? Perché questo integrale altro non è se non la somma di tanti vettori che sono tutti quanti paralleli fra di loro. No, perché se la parete è piana, tutte le spinte elementari sono tutte quante ortogonali alla parete e quindi tutte quante parallele fra di loro. La somma di un certo numero, anche infinito nel caso particolare, di vettori paralleli ovviamente esiste e avrà la stessa direzione e verso di tutti questi vettori paralleli. Poi dovremo semplicemente calcolare nel punto, trovare nel punto di applicazione. Pertanto, se la parete è piana esiste un unico risultante. Se la parete ha una forma generica, no? Immaginiamoci una parete curva nello spazio, potrebbe accadere che il nostro serbatoio non è delimitato da una parete piana,
ma è delimitato da una parete curva. Per esempio, una parete che magari presenta una certa curvatura nel piano della lavagna, ma magari potrebbe presentare una curvatura anche nell'altra direzione. Potrebbe essere, ecco, per esempio, un oggetto, una superficie tridimensionale, una superficie nello spazio tridimensionale. Cerchiamo di capire quale implicazione avrebbe. Ovviamente noi sappiamo dalla teoria dei vettori elementare che la somma di un insieme di vettori nel piano è uguale a un vettore. Questo lo posso sempre fare. Ma nel momento nel quale ho una parete curvilinea nello spazio tridimensionale, questa parete curva nello spazio tridimensionale dà luogo a un sistema di vettori, a un sistema di forze elementari che agisce su di essa, che è un sistema di vettori nello spazio. Ci siamo? Ora, la somma di un sistema di vettori nello spazio in generale non è sempre detto che è uguale a un unico vettore. In generale noi sappiamo dalla teoria dei vettori elementare che un sistema di vettori nello spazio equivale a due vettori sghembi, quindi a due forze sghembe, oppure a un vettore più un momento, a una forza più una coppia, ma non necessariamente a un sistema, a un unico vettore, quindi a un unico risultante. Questo sarà il motivo per il quale nel momento nel quale ci vorremmo occupare di spinte su pareti curve, in generale non cercheremo un unico risultante, ma cercheremo una coppia di risultanti, quindi un risultante orizzontale, per esempio, e un risultante verticale, che in generale potrebbero essere sghembi. Se poi esiste una qualche simmetria piana nella nostra parete, vedremo che li potremo comporre, altrimenti no. Bene, ma fin tanto che ci riferiamo a pareti piane, e le pareti piane sono una parte abbastanza consistente delle pareti che vogliamo considerare nelle pratiche applicazioni, perché capita spesso che i nostri serbatoi abbiano pareti piane, no? Bene, nel modo nel quale, se stiamo parlando di una parete piana, bene, per una parete piana possiamo invece affermare con sicurezza che la nostra spinta è un unico vettore. Perché? Perché nel momento nel quale vogliamo andare a sviluppare questo integrale, il versore n, abbiamo detto, è lo stesso per tutti i punti della mia parete piana. Allora io lo posso tirare fuori da questo segno di integrale e possiamo concludere che il mio vettore spinta ha la stessa direzione verso, no? Che hanno tutte queste forze elementari, cioè è ortogonale alla parete ed è diretto verso la parete. Il modulo è poi uguale all'integrale delle pressioni sull'area, vale a dire il modulo poi è pari al volume del diagramma delle pressioni, come abbiamo detto l'altra volta. Questo semplifica molto le cose nel caso delle pareti piane, perché nel caso delle pareti piane possiamo calcolare separatamente direzione e verso, abbiamo detto, nota a priori, no? Ortogonale alla parete, verso la parete, e il modulo che è pari al volume del diagramma delle pressioni, che possiamo calcolare in questa maniera. Dovremo poi calcolare il centro di spinta, cioè il punto di applicazione di questa spinta. Questo centro di spinta è facile rendersi conto che starà nel baricentro del diagramma delle pressioni. Ora, fin tanto che parliamo di una parete che oltre a essere piana è anche rettangolare, come questa, no? Le cose sono abbastanza semplici, abbiamo visto un'applicazione già la volta scorsa. Se però la nostra parete, pur essendo piana, cioè appartenendo a un unico piano, ha una forma generica, il calcolo del volume del diagramma delle pressioni potrebbe
risultare alquanto complicato, alquanto difficile. Lo stesso vale per la determinazione del baricentro al fine della determinazione del centro di spinta. Ci poniamo pertanto il problema di cercare di semplificare un po' questo calcolo, di costruirci delle regole che ci consentano di calcolare, la spinta su una parete piana di forma generica. Tra l'altro, nell'esempio che ho tracciato in prima battuta alla lavagna, io ho fatto riferimento a una parete che era piana e verticale, ma ovviamente nulla cambia se la mia parete, pur essendo piana, è inclinata. No. Allora, mi riferirò adesso a una parete piana, ma di forma generica, è inclinata in maniera generica. Consideriamo un piano dello spazio, cerchiamo di disegnare una sorta di assonometria di questa cosa e consideriamo una linea di sponda e il piano dei carichi nostalgici. Allora, consideriamo pertanto una parete, un piano che è inclinato nello spazio tridimensionale, che è quello che sto qui rappresentando, e indichiamolo con T greco, e consideriamo un pelo libero, una superficie libera, ovvero un piano dei carichi idrostatici, no? Ma immaginatelo come una superficie libera, in prima battuta, che è il livello del fluido, del liquido, contenuto dal nostro serbatoio. Ci siamo? Bene, indicheremo questa coordinata Y orizzontale come linea di sponda. Questa sarà la nostra linea di sponda. Indicheremo con alfa l'angolo di inclinazione del piano al quale appartiene la parete rispetto a un piano orizzontale, che per esempio è la superficie libera del nostro serbatoio. Pertanto la linea di sponda sarà l'intersezione fra la superficie libera, ovvero piano dei carichi idrostatici, e il piano chi greco a cui appartiene la mia parete. Immaginiamo che la nostra parete appartenga a questo piano pi greco generico, ma abbia una forma qualsiasi. Io, per fissare le idee, l'ho qua disegnata con una forma proprio la più regolare possibile. Dal punto di vista applicativo, ovviamente, poi uno si troverà davanti a forme comunque abbastanza regolari. Per esempio, questo potrebbe essere un tappo circolare che è posto su una parete inclinata, no? Una paratoia circolare, una parete triangolare, quello che sia, che in qualche modo serve ad aprire e chiudere questo serbatoio, ok? Ma per fissare le idee, io, diciamo, immagino che questa parete abbia la forma più generale possibile. Bene, indichiamo con X l'altra coordinata di questo piano. Attenzione, questa coordinata X non è orizzontale come la Y, no, appartiene al piano. Per visualizzare meglio le cose, le disegno in sezione. Per cui io ho la traccia del mio piano pi greco, alla quale corrisponde la X, la coordinata Y è ortogonale alla lavagna. Questo ovviamente è la mia superficie libera, che costituisce anche il piano dei carichi idrostatici totali. La mia parete, ecco, in sezione è rappresentata da questo segmento, perché sto facendo la sezione, diciamo, secondo una linea generica parallela alla X. Bene, consideriamo un elementino di area dA appartenente alla mia parete. Su questo elementino di area dA
si esercita una spinta elementare ds. Ci siamo detti, l'abbiamo detto prima, che questa spinta elementare ds altro non è se non p per n per dA, e pertanto la spinta complessiva che si va ad esercitare su questa parete altro non è se non l'integrale su A di ds, cioè l'integrale su A, tiriamo fuori la n di p per dA. Adesso andiamo a caratterizzare il valore della pressione in un punto generico, ecco, questa regola generica, che ha la generica coordinata x. Ora, se considero il mio punto che ha la generica coordinata x, indicato con alfa quest'angolo, è chiaro che l'affondamento di questo punto è questo valore h. Ora la pressione in questo punto, che è questo nel mio disegno tridimensionale, e ovviamente io la posso scrivere come gamma per h per dA. Ma ovviamente il valore h può essere calcolato a partire dalla coordinata x, in quanto h è il cateto di un triangolo rettangolo di cui x è l'ipotenusa, e pertanto h si può scrivere come x moltiplicato il seno di alfa, dove alfa, abbiamo detto, è l'angolo di inclinazione del piano al quale appartiene la parete rispetto al piano orizzontale. Quindi vado a scrivere n integrale su tutto area di gamma per x per il seno di alfa per dA. Adesso, se sto parlando di un fluido incomprimibile, come abbiamo detto stiamo facendo almeno in prima battuta, è chiaro che se io specifico gamma, che è pari alla densità per l'accelerazione di gravità, è ovviamente una costante, quindi è costante per tutti i punti di questa parete, e pertanto lo posso tirare fuori dal segno di integrale. Poiché la mia parete è piana, allo stesso modo io posso tirare fuori il seno di alfa da questa espressione, perché ovviamente l'angolo alfa è una costante nel mio discorso, perché la parete è piana, e pertanto scrivo n gamma per seno di alfa per l'integrale su A di x per dA. Ci siamo? È rimasto solamente l'integrale su A di x in dA. Chi è l'integrale su A di x in dA? Guardiamo un attimo questa figura. Allora, che cos'è x per dA? X per dA è il momento statico di questa areola A rispetto alla linea di sponda. Ci siamo? Quindi x per dA è il momento statico di questa area rispetto alla linea di sponda. Pertanto l'integrale su tutta l'area di x in dA è il momento statico della parete rispetto alla linea di sponda. Andiamocelo a scrivere subito. Quindi questa roba è uguale a n per gamma per il seno di alfa per il momento statico, indichiamolo con m, della mia area
rispetto a y, che è la linea di sponda. Con my ho indicato, con my ho indicato il momento statico della parete rispetto all'asse y. Ora, io so che il momento statico di un'area rispetto a una retta è pari al prodotto della distanza del baricentro dell'area dalla retta moltiplicato tutta l'area. Quindi posso scrivere al posto di my n per gamma per sen alfa per xg per a, dove x con g è la coordinata x del baricentro della parete dalla linea di sponda, ok? Perché se indico con g il baricentro della parete, x con g è la sua coordinata x, che è la distanza del baricentro della parete dalla linea di sponda. Adesso x con g per seno di alfa ovviamente rappresenta l'affondamento del baricentro, pertanto vado a scrivere n persone gamma per h con g per l'area. La quantità gamma per h con g che cosa rappresenta? Guarda caso, rappresenta proprio la pressione nel baricentro della mia parete. Pertanto posso ancora scrivere n verso p con g moltiplicato l'area. Posso pertanto concludere che la spinta su una parete piana è diretta ortogonalmente alla parete piana e ha verso la mia parete piana. Il modulo di questa spinta, che è questa quantità qua, si può calcolare moltiplicando la pressione che si ha nel baricentro della parete moltiplicato l'area della parete. Ora, questo modo di calcolare la spinta è ovviamente più semplice in molte situazioni di quello che vi ho proposto prima, calcolo del volume del diagramma delle pressioni, perché per fare questo calcolo io devo calcolare la posizione del baricentro di una figura piana, no? Mentre nell'altro caso devo calcolare il volume di una figura solida. Quindi ovviamente io passo da un problema di geometria solida a un problema di geometria piana. Nel momento nel quale la mia parete non è rettangolare, calcolare il volume del diagramma delle pressioni potrebbe essere abbastanza complesso. In particolare, se immaginate per esempio di avere un sistema fatto così, giusto per capirci. Noi abbiamo un serbatoio. Sulla parete di questo serbatoio è posto un tappo circolare, no? In sezione lo disegno così, il prospetto lo vedrei in questa maniera. Ci siamo? Bene, se vado a disegnare il diagramma delle pressioni, il diagramma delle pressioni su tutta la parete sarà un diagramma di tipo triangolare, ma il diagramma delle pressioni che mi interessa per calcolare la spinta su questa parete circolare ha una forma abbastanza complicata, no? Perché sarebbe un cilindro tagliato da un piano inclinato. Calcolare il volume di questo non è immediato, si può fare ma non è immediato, è un'operazione abbastanza complicata. Invece quello che vi sto dicendo, invece di fare così, basta calcolare la pressione nel baricentro della vostra parete. La vostra parete è una parete circolare, quindi il baricentro sarà qua, no? Al centro della vostra parete circolare. Bene,
considereremo l'affondamento di questo baricentro, quindi calcoleremo l'affondamento del baricentro, quindi la pressione in questo baricentro che sarà pari al peso specifico del liquido che sto considerando per l'affondamento, e moltiplicheremo questa pressione per l'area della parete, che è l'area di un cerchio, quindi anche questo lo sapete fare immediato. Quindi, come vedete, questo modo di procedere mi consente di calcolare più semplicemente, molto più semplicemente, il modulo e la spinta che agisce su una parete piana di forma qualsiasi. Possiamo affermare che il modulo della spinta che agisce su una parete piana di forma qualsiasi può essere calcolato moltiplicando la pressione del baricentro per l'area della parete. Ovviamente limitazioni di questa regoletta che abbiamo tirato fuori. La prima limitazione è che ovviamente io qua ho considerato un fluido omogeneo. Se sulla mia parete agiscono più fluidi stratificati, questa cosa si può applicare a pezzi, va applicato per pezzi che sono bagnati da un fluido omogeneo, altrimenti ovviamente non funziona questa. Bene, e a questo punto ho calcolato il modulo della spinta, so che questa spinta è un vettore ortogonale alla mia parete e verso contro la mia parete, ovviamente mi pongo il problema di valutare dove è applicata questa spinta, no? Ma mi manca il punto di applicazione della spinta, che chiameremo centro di spinta. Per calcolare il punto di applicazione della spinta, procederemo in questa maniera. Indichiamo con C il punto di applicazione, quello che pensiamo dovrà essere il punto nel quale è applicata la mia spinta. Il mio vettore spinta S. Ora, io il punto C l'ho disegnato più in basso del baricentro della parete. Questa cosa è innanzitutto intuitiva, in quanto il diagramma delle pressioni è asimmetrico. Se io considero due punti a ugual distanza dal baricentro, ma uno più in alto e uno più in basso, noi sappiamo che nel punto più in basso c'è una pressione più alta che nel punto più in alto. Ma ovviamente questo adesso lo dimostreremo in maniera rigorosa, che il centro di spinta deve trovarsi sempre al di sotto della mia parete. Indichiamo con così la coordinata x del mio centro di spinta. Ok? Mi pongo il problema di calcolare questa x. Per farlo andiamo a scrivere il momento del vettore spinta rispetto alla linea di sponda. Il momento del vettore spinta rispetto alla linea di sponda è ovviamente il prodotto del modulo della spinta per la distanza del punto di applicazione della spinta dalla linea di sponda. Ci siamo? Bene. Ora, c'è un altro teorema fondamentale della teoria dei vettori che mi dice che il momento di un sistema di vettori rispetto a una retta è pari al momento del risultante rispetto a quella retta. Allora io lo applico al contrario. Questo è il momento del risultante rispetto alla linea di sponda. Ovviamente questo momento deve essere pari alla somma di tutti i momenti delle spinte elementari rispetto alla linea di sponda. E pertanto questa quantità deve essere pari all'integrale su tutta l'area di P
moltiplicato x in dA. Perché? Perché se considero la spinta elementare ds che è applicata sull'area dA, questa spinta elementare ds ha modulo P per dA. Il suo momento rispetto alla linea di sponda è pari a ds, modulo di ds, moltiplicato x, la distanza che c'ha dalla linea di sponda. Pertanto il suo momento sarà pari a P per dA moltiplicato x. Il momento di tutto il sistema di vettori sarà pertanto pari all'integrale su tutta l'area di P per x per dA. Ma questo momento, questa somma di questi momenti, è anche pari al momento del risultante rispetto alla linea di sponda. Il mio risultante ha modulo S e si trova applicato in C, che è a distanza xi dalla mia linea di sponda. Questa espressione mi permetterà di valutare la posizione xi. Allora, al posto della pressione vado a scrivere quindi gamma per l'affondamento H generico del punto che sta nella posizione X per dA. Ma ovviamente io so che H lo posso scrivere come X per il seno di alfa. Mi permetterete immediatamente di tirar fuori dal segno di integrale sia gamma sia il seno di alfa, e quindi otterrò l'integrale sull'area di x quadro di A. Ora, chi è l'integrale? Chi è quella roba che sta nell'integrale? Quello è il momento di inerzia della mia area, della mia parete, rispetto alla linea di sponda. Pertanto questa quantità è pari al momento di inerzia che sta sotto l'integrale è il momento di inerzia della mia parete rispetto alla linea di sponda. Ci siamo? Bene, ora cos'altro possiamo scrivere? Al posto di S, io ho detto che S è pari alla pressione del baricentro moltiplicato l'area. Quindi io posso scrivere al posto di S gamma H con G, la pressione del baricentro, moltiplicato l'area. Il tutto è moltiplicato la quantità xi. Ci siamo? Il tutto è moltiplicato la quantità xi. Ora, H con G ovviamente lo posso scrivere come la x del baricentro, x con g, moltiplicato il seno di alfa. Il tutto moltiplica l'area e il tutto moltiplica xi. Questa quantità è uguale a questa, quindi a gamma moltiplicato il seno di alfa moltiplicato il momento di inerzia rispetto all'asse y, alla linea di sponda. Primo risultato utile. Il risultato non dipende dal peso specifico del fluido e non dipende dall'inclinazione della parete, non dipende dal seno di alfa. Questa cosa è abbastanza scontata perché ovviamente queste due grandezze sono costanti sull'intera parete. Pertanto posso ricavare che xi, la distanza che c'è tra la linea di sponda e il centro di spinta, è uguale al momento di inerzia rispetto alla parete
diviso x con g per a. Per inciso, x con g per a è il momento statico della parete rispetto alla linea di sponda. E pertanto ricavo che la distanza xi del centro di spinta dalla mia linea di sponda, distanza presa lungo la parete, è pari al rapporto fra il momento di inerzia della parete rispetto alla linea di sponda e il momento statico della parete rispetto alla linea di sponda. Vi faccio notare che questo risultato vi consente di calcolare il centro di spinta in maniera puramente geometrica. Ci siamo? La posizione del centro di spinta dipende pertanto esclusivamente da quelle che sono le caratteristiche geometriche della mia parete. Per calcolare la posizione del centro di spinta mi basta calcolare il momento di inerzia della figura piana parete rispetto alla linea di sponda, ne calcolo il momento statico e ne faccio il rapporto. Fatto questo, sono in grado di calcolare sì, quindi la distanza che c'è lungo la mia parete fra la linea di sponda e il centro di spinta. Avevo detto prima che questa cosa, fra l'altro, mi consente anche di dimostrare che questo xi è maggiore di x con g, cioè che il centro di spinta si trova più in basso del baricentro della mia parete. Dimostrarlo è abbastanza semplice. In particolare, per dimostrarlo, ricorriamo a quello che va sotto il nome di teorema del trasporto dei momenti di inerzia. Noi sappiamo che il momento di inerzia rispetto a un asse, per esempio rispetto all'asse Y, è uguale al momento di inerzia baricentrico, cioè al momento di inerzia calcolato rispetto a un asse che è parallelo a Y ma passante per il baricentro, più l'area della parete moltiplicato la distanza al quadrato fra i due assi. La distanza al quadrato fra i due assi, guarda caso, è x con g al quadrato, cioè la posizione del mio baricentro al quadrato. Allora, se io vado a sostituire il teorema del trasporto dei momenti di inerzia qua dentro, quindi al posto di y scrivo i con g più a x con g al quadrato e sottoscrivo a per x con g, che cosa ricavo? Ricavo i con g fratto a per x con g più x con g. Ora, questo termine ovviamente è positivo per costruzione, perché il numeratore è un momento di inerzia, che quindi è positivo per definizione, l'area è positiva per definizione e, per come ho costruito il mio problema, x con g è una quantità positiva. Pertanto questo numero è maggiore di 0. Ho ricavato pertanto che xi, la posizione del centro di spinta, è uguale a x con g più una quantità positiva e pertanto ho ricavato che xi è maggiore di x con g. Posso pertanto concludere che il centro di spinta su una parete piana si trova più in basso del baricentro della parete piana e posso determinare la posizione di questo centro di spinta ovviamente facendo il rapporto fra il momento di inerzia della parete rispetto alla linea di sponda e il momento statico della parete rispetto alla linea di sponda. Diamo pertanto
a fare la somma, diciamo, delle cose che ci siamo detti. Abbiamo detto che la spinta su una parete piana è un vettore che è ortogonale alla mia parete piana, è diretta verso la mia parete piana, a modulo che può essere calcolato come la pressione nel baricentro della parete piana moltiplicato l'area, ed è applicata in un punto C che si trova più in basso del baricentro, la cui posizione xi lungo la parete può essere determinata come il rapporto fra il momento di inerzia della parete rispetto alla linea di sponda e il momento statico della parete rispetto alla linea di sponda. Ora, in realtà, oltre alla coordinata xi, alla distanza dalla linea di sponda, magari potrebbe essere interessante valutare anche la distanza eta che c'è tra l'asse x e il mio centro di spinta. Diciamo che nei problemi che in generale ci poniamo, poiché la parete in genere presenta sempre qualche simmetria, risulta immediato che in genere capita che eta è uguale alla y con g, alla posizione del centro di spinta del baricentro. Tuttavia si può dimostrare con la stessa procedura che abbiamo visto prima, anzi ve la lascio come esercizio, che la posizione eta si dovrebbe calcolare come il rapporto fra il momento centrifugo della mia parete diviso il momento statico rispetto alla linea di sponda. Per inciso, vi ricordo che il momento centrifugo della parete, che indico come x, sarebbe pari all'integrale sull'area di x per y serve a. Vi dicevo, in generale, nelle pratiche applicazioni è abbastanza raro dover ricorrere a questa terza, a questo terzo risultato, in quanto in generale risulta che la nostra risulta che esiste qualche simmetria della parete che mi consente di fare a meno di questo risultato, di dire direttamente qual è la posizione eta del mio centro di spinta. Bene, questo risultato, il risultato che abbiamo tirato fuori, mi consente pertanto di valutare la spinta intesa in senso vettoriale, quindi sia come modulo, sia come direzione verso, sia come punto di applicazione, che agisce su una parete piana di forma generica. Nella lezione precedente vi avevo fatto un esempio molto semplice relativo a una parete piana rettangolare che era pure posta in posizione verticale, e là abbiamo calcolato la spinta come volume del diagramma delle pressioni. Ovviamente i due risultati devono essere equivalenti, devono essere coincidenti, vale solo quello che ho citato prima. Se la parete non è rettangolare è molto più complicato calcolare il volume del diagramma delle pressioni, per questo risulta molto più semplice applicare queste regole, ma ovviamente le due tecniche risultano equivalenti, pertanto potrebbe essere interessante verificare che nel momento nel quale io ho a che fare con una parete piana rettangolare, applicando le regole che abbiamo appena costruito, ottengo lo stesso risultato che avevo ottenuto facendo il volume del diagramma delle pressioni. Consideriamo allora un serbatoio che contiene liquido fino a un certo livello, questo liquido a densità propria nota, per un'altezza H, ed è delimitato da una parete di traccia AB verticale. Riteniamo che questa parete sia profonda
una unità nella direzione ortogonale alla lavagna, no? Quindi abbiamo a che fare con una parete rettangolare, no? Fatta come è rappresentata come da questo foglio, okay? E la profondità della direzione ortogonale alla lavagna è pari a una unità, un metro, giusto per semplificarci le cose. Allora, noi sappiamo che il diagramma delle pressioni che agisce su questa parete è un diagramma di tipo triangolare, è un diagramma di tipo triangolare che va dal valore 0 al pelo libero al valore gamma per h al fondo nel punto B. Ovviamente, al solito, qua mi sto riferendo alle pressioni relative, lo abbiamo detto l'altra volta, non faccio alcun riferimento a quelle che sono le pressioni assolute. Andiamo ad applicare il nostro la regola che abbiamo appena ricavato. Allora, il baricentro della parete, indichiamolo con G, è affondato di H mezzi. Ci siamo? Quindi la pressione nel baricentro della parete è ovviamente pari a gamma moltiplicato H mezzi, dove gamma è pari a rho per G. Ci siamo? Ora, l'area della parete, ovviamente, questa è una parete rettangolare, è pari ad H moltiplicato 1. Una unità nella direzione ortogonale. Pertanto il modulo della spinta sarà pari a G moltiplicato A, cioè sarà pari a gamma per H mezzi moltiplicato H, cioè pari a gamma H quadro mezzi. Se la mia parete invece di essere profonda 1 e ha una certa profondità B nota, ovviamente il risultato va moltiplicato per la profondità B della parete. Ovviamente il risultato che ottengo in questa maniera coincide con il risultato che posso ottenere valutando il volume del diagramma delle pressioni, perché il volume del diagramma delle pressioni è pari all'area di questo triangolo moltiplicato 1. L'area del triangolo è pari a gamma per H base moltiplicato l'altezza H diviso 2, cioè gamma H al quadrato mezzi. Quindi è chiaro che in questo problema è perfettamente equivalente calcolare la spinta come volume del diagramma delle pressioni, oppure utilizzando la regola che abbiamo testé ottenuto. È chiaro che in altre situazioni, la cosa può essere un po' più complicata, anzi, può essere molto più complicato calcolare il volume del diagramma delle pressioni, mentre questa regola è, diciamo, è più semplice. Se la mia parete invece di essere rettangolare fosse stata circolare, come abbiamo detto prima, beh, questo tipo di calcolo non comportava grosse difficoltà, perché io so dove sta il baricentro di un cerchio, sta al centro del cerchio, e so calcolare l'area del cerchio, vale pi greco per d al quadrato diviso 4, dove d è il diametro del mio cerchio. Mentre sarebbe stato molto più complicato calcolare il volume di questo cilindro tagliato da un piano inclinato. Quindi, come vedete, il vantaggio di applicare questa regola è quello che ci permette di trasformare un problema tridimensionale, un problema dello spazio tridimensionale, in un problema bidimensionale, quindi di indurre la complessità dimensionale del problema e quindi di andarcelo un pochettino a semplificare. Ma il vantaggio di questa applicazione, è anche quello di permetterci di determinare la posizione del centro di spinta della mia parete, perché ovviamente noi sappiamo, l'avevamo già detto l'altra volta, che la spinta S che agisce sulla mia parete, spinta complessiva, è applicata in un centro di spinta
che sa due terzi di H dal pelo libero, cioè ad H terzi dal base, ad H terzi dal fondo. Questo perché? Perché anche qua è banale valutare quello che è il baricentro del diagramma delle pressioni. Tuttavia, in questo caso ci viene utile anche la regola, l'applicazione della regola che abbiamo visto prima, che ci dice che la posizione C, la distanza di C dalla linea di sponda, la linea di sponda per il C sia una retta ortogonale al punto O, ortogonale più alla lavagna del punto O. Quindi questa qua è la mia distanza C, no? Che abbiamo detto vale 2 terzi di H. Questa la posso calcolare, questa quantità così, come il rapporto fra il momento di inerzia della parete rispetto alla linea di sponda e il momento statico della parete rispetto alla linea di sponda. Ora, per farlo devo ricordarmi alcuni risultati semplici relativi ai momenti di inerzia. In particolare qui parliamo del momento di inerzia di un rettangolo, perché la mia parete, questa linea di sponda Y, la mia parete è larga B, nel caso particolare una unità, e alta H. Bene, questo è il suo baricentro G. E questo è un asse Y con G che è parallelo a Y, ma che passa per il baricentro. Bene, io so che il momento di inerzia rispetto al baricentro di questo rettangolo quanto vale? Risultato noto. Un terzo a quadro più P. C'è H quadro più P quadro per un terzo, no? Momento di inerzia rispetto al baricentro vale BH al cubo dodicesimo, no? Base per H al cubo diviso 12. La base è 1, cioè H al cubo dodicesimo. Questo è il momento di inerzia rispetto però all'asse baricentrico. Adesso devo scrivere il momento di inerzia rispetto all'asse Y. Per scriverlo scrivo il momento di inerzia rispetto all'asse G più l'area del rettangolo 1 per H, no? Moltiplicato la distanza che c'è tra i due assi, cioè H mezzi al quadrato, cioè H al quadrato quarti. Ci siamo? Questo sarebbe il mio momento di inerzia rispetto al... Questa quantità è il mio momento di inerzia adesso rispetto all'asse Y. Perché il momento di inerzia rispetto all'asse Y è pari al momento di inerzia rispetto all'asse YG più l'area moltiplicato X con G al quadrato. Bene, il tutto deve essere diviso per il momento statico della parete rispetto all'asse Y. Il momento statico della parete rispetto all'asse Y è pari all'area della parete 1 per H che moltiplica la distanza X con G, cioè H mezzi. Bene, andando a fare i conti, questo ovviamente viene pari ai 2 terzi di H, perché questo è H al cubo dodicesimo più H al cubo quarti, faccio il minimo comune multiplo che è 12, mi trovo 1 più 3, 4, 4 dodicesimi, un terzo e così via, va bene. Fatti conti, mi viene fuori immediatamente 2 terzi di H, che è ovviamente lo stesso risultato che ottengo
calcolando, calcolando il baricentro del diagramma delle flessioni. Quindi abbiamo dimostrato che almeno nel caso semplice di questa parete piana, almeno nel caso semplice di questa parete piana, accade che o calcolare la spinta e il centro di spinta facendo riferimento direttamente alle loro definizioni, o calcolarli attraverso le regole che abbiamo appena dimostrato per le pareti piane, e ovviamente la stessa cosa ci porta allo stesso risultato. È chiaro che il risultato sarebbe lo stesso anche per una parete piana di forma generica. L'unica cosa sulla quale voglio mettervi in guardia è che è chiaro che nel momento nel quale io ho una parete piana di forma generica è molto complicato fare i calcoli facendo riferimento direttamente alla definizione di spinta, no? Quindi calcolare il volume del diagramma delle pressioni, mentre è molto più semplice calcolare il prodotto della pressione del baricentro per l'area, e lo stesso dicasi per la posizione del centro di spinta. Ora, questo risultato, come vi dicevo, fa riferimento a fluidi omogenei, e fra l'altro una cosa da tenere ben presente è il concetto di linea di sponda che abbiamo utilizzato nel ricavarlo, perché noi abbiamo calcolato la posizione del centro di spinta qui come distanza dalla linea di sponda. Io ho fatto riferimento in prima battuta a un serbatoio che conteneva un liquido con una superficie libera. Ovviamente nel momento nel quale non dovesse esistere materialmente una superficie libera, io piuttosto che fare riferimento alla superficie libera devo fare riferimento al piano dei carichi idrostatici. Facciamo solo un esempio su questa cosa per capire bene che cosa vuol dire, che cosa rappresenta la nostra linea di sponda. Solo per fissare le idee, consideriamo un serbatoio che sia un serbatoio cilindrico, no, come potrebbe essere un serbatoio per carburanti. Quindi abbiamo questo serbatoio che ha questa sezione trasversale e ha un prospetto che è una circonferenza. Ci siamo? Questo è un cilindro. Questo cilindro, sia Z l'asse verticale verso l'alto, è pieno di un certo fluido. Mi pongo il problema di calcolare la spinta che si esplica su questa parete. Voglio calcolare la spinta che si esplica su questa parete, perché per esempio questo cilindro è realizzato mediante la saldatura di una lamiera. Ecco, la lamiera che realizza la superficie laterale, che poi ha adesso una saldatura, e due fondelli circolari. Per cui voglio in qualche modo progettare il cordone di saldatura che devo realizzare. Ma per progettare questo cordone di saldatura devo conoscere l'azione che si esplica su questa parete, no? Quella alla quale deve resistere la mia saldatura. Allora, per farlo, uno potrebbe dire, vabbè, devi calcolare la pressione del baricentro per l'area, e questo è facile. Ovviamente magari in prima battuta io andrò a materializzare il mio piano dei carichi idrostatici, perché immaginiamo di avere un piezometro, almeno concettualmente nel mio sistema, che fissa il piano dei carichi idrostatici a questo livello, ok? Questo fa sì che il mio diagramma delle pressioni ha questa forma. Ok? Bene, per calcolare il modulo della spinta, ovviamente quindi mi basta calcolare la pressione del baricentro G e moltiplicarla per l'area della parete. Dove sta il centro di spinta? Indichiamolo con C.
Bene, in simmetria io posso dire che il centro di spinta appartiene all'asse di simmetria della mia circonferenza, no? L'asse verticale. Tuttavia, io devo conoscere la posizione C di questo centro di spinta. Io so calcolare la posizione del centro di spinta rispetto alla linea di sponda. Il problema qui innanzitutto è quindi quello di materializzare la linea di sponda. Bene, la linea di sponda materializza quello che è il piano dei carichi idrostatici totali, ok? Per cui la distanza dalla linea di sponda sarà la distanza da questa ruota, per cui la distanza xi che andrò a valutare sarà la distanza dal piano dei carichi idrostatici totali. Quindi nel momento nel quale io voglio andare a valutare il centro di spinta su una parete sulla quale non esiste un pelo libero, una superficie libera, devo sostituire la superficie libera con il piano dei carichi idrostatici. Quindi tutte le cose saranno riferite al piano dei carichi idrostatici. Dovrò pertanto calcolare il momento di inerzia e il momento statico rispetto a una retta che passa per questo punto, no? Ed è rispetto a questa calcolerò queste quantità e rispetto a questa quindi calcolerò poi la posizione xi del mio centro di spinta. Domande? Sicuro? Mi preoccupo se non ci sono domande. Le domande verranno spontanee perché, diciamo, a questo punto mi fermo, facciamo un po' di pausa, facciamo 5 minuti di pausa.